Benvenuti a tutti in questa mia nuova parte della mia guida di Pokémon. Come avevo detto l'ultima volta, il fulcro di tutto era, anzi è la centrale elettrica verso la quale ci dirigeremo, ma prima andiamo a battere gli allenatori che ci sono su questo ponte. Qua una volta, anzi, qua dovrebbe esserci uno strumento in giro, se non sbaglio. Quindi proviamo subito se ho ragione. Trovarlo, il detector. Sì, c'è qualcosa. Revitalizzante, buono. Bene. Vai qua nei giochi di Pokémon Rosso, così via, c'erano tantissimi allenatori. Ah, ok, non mi funziona il tasto. Però qua noto che ce ne sono molti meno. Il che, vabbè, anche un lato positivo, visto che non è proprio quello che dovrebbe fare adesso. Ma bensì andare a est. Provare quella cazzo di centrale. Non dovremmo, al contrario di sempre Pokémon Rosso, così trovare Zapdos. O meglio, sinceramente non mi ricordo neanche se è proprio la stessa centrale, ma deduco di sì. Però, appunto, a differenza degli altri giochi, non ci sarà Zapdos che ci attenderà in essa. Sarà catturabile, quello sì, ve lo preannuncio nel caso vi interessasse. Però molto più avanti. Figa, ma avvelenato. Bastardo. E intanto procediamo così. Sopravviverò. Coglioni sti qua, ragazzi. Allora direi di giocare di squadra. Mentre Dragonite usa Surf, li faccio usare. Scusate, mentre Dragonite usa Volo, Gallus usa Surf. Ma non è così letale, purtroppo. E adesso 55. Tanto Gyarados ci sta per abbandonare. Velocizziamo. Abusiamo di gerodenti. Dragonite da 56. Ma comunque devo procurarmi, come dicevo, geloraggio. Però devo valutare la questione dell'attacco e dell'attacco speciale, perché geloraggio penso sia speciale, non fisica, come vaffanculo. Ah no, avevo bisogno di taglio. E vabbè. Non voglio andare a prenderlo. Porygon. Ormai sarà morto Gyarados. Non è, cioè, sopravvissuto. E questa in teoria dovrebbe essere la casa di Bill, ma oh, è suo nonno. Che Pokémon è che vuole? Aspetta. Pokémon blu e rotondo che crescono foglie verdi sul capo. Blu e tondo che crescono foglie verdi. Blu e tondo. Qua non era dove si catturava Suicune. Mi sa, mi pare. Più avanti, spoiler, potremmo catturare Suicune, però mi sa che devo vederle in giro per ancora una volta. Intanto sto pensando che cazzo è quel Pokémon che vuole. Verde, blu, con le foglie verdi sulla testa. Pokémon blu. Blu con le foglie verdi. Che cazzo è? Ecco, noi dobbiamo andare di qua adesso.
Pozione Max. Sempre ben gradita. Sì, gli allenatori. L'unico problema è che non one shot. Raichu, mettiamo Tyranitar. Che alla fine il suo scopo è proprio questo: combattere i Pokémon elettrici. Qui allenatore, battiamo anche lui. Ma sì, dai. Primeape, Dragonite, dai. Usiamo volo. Poliwrath. Chiamo Ampharos. Sarebbe figo se si potessero dare più di 4 mosse ai Pokémon, che con Dragonite ti impara tutte le mosse di questo mondo, praticamente. Ricordo quello della Lega. Non la Lega. Non mi ricordo come si chiama la competizione nei cartoni, nell'anime, insomma. E c'era il Dragonite lì, figo, che sapeva ogni mossa. No, ma sono. Ma io non è. Vabbè. Sto parlando di Dragonite, mi sono distratto. Però sì, devo mettere Ampharos. Ma no! Vado troppo veloce. No, non ci sono con la testa oggi, ragazzi. Non ci sono con la testa. Infatti, meglio che vado a lavoro, se no dopo sono cazzo a tornare indietro. Doug Trio. Doug e Talpa, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. Il trio Talpa. E per chi non lo sapesse, quella cosa bianca di Diglett è il suo dente. Scioccante, vero? Sì, lo so. Che originalità sto qua, tre Graveler. Se adesso male, da queste parti si catturano tipo i Pokémon rari come Jigglypuff, mi se non sbaglio, oppure tipo io stavo ipotizzando una delle evoluzioni di Skiploom come Pokémon blu con i fiori in testa, però non è fiori, è tipo come si possono chiamare? Non mi viene il termine. Batuffoli. Non so se avete presente. Non mi ricordo neanche il Pokémon, perché non li considero molto quei Pokémon del cazzo. Figa, adesso devo usare Flash e non ho Flash, vabbè. Se un altro ho l'attenuante che. Sì, dicevo, ho l'attenuante dei non Pokémon selvatici. Quindi, nonostante non veda una ceppa, fammi salvare, che non vorrei si bloccasse, sono già 8 minuti. Che in genere ha una durata media di 10 minuti, se ti va bene anche di più la ROM. No, dicevo che senza i Pokémon selvatici sono. Puttana troia, ho bisogno di spaccaroccia. Ok, mi fermo, poi vado a prendere i Pokémon. Ok, ho preso pure Flash. Ho notato che in realtà ci sono due strade. E questa non conduce a nessuna parte, perché sono stupido, cazzo. Ma ha trollato. Vabbè, poco male. Allora, di qua c'è sto cosa qui. Che è un revitalizzante. Buono. Oggi sto facendo la collezione. E qui un pipì su. Buono anche questo. Tra l'altro, nel informarmi sulle varie cose, visto che sto facendo, o meglio, nell'ultima parte vi ho mostrato dove trovare dragartigli, ero interessato a averne un altro paio, visto che al contrario di Nero 2, per esempio, qui le mosse si possono, cioè, meglio dire, come un classico che sia, qui le mosse si possono dare solo una volta tramite MT, sì, ecco. E però Dragartigli è, se non sbaglio, vincibile, si può dire, sì, al Pokémon Market di domenica come primo premio.
Quindi potrei tentare la lotteria quando, se me lo ricordo di farlo. Perché certamente non mi ricorderò di farlo. MT56 lancio. Figa, ma degli attacchi decenti nelle MT non è. Cioè, sti lancio, baratto, scippo, ruggito. Madonna. Sembra che ho cambiato i Pokémon per un cazzo. Fantastico. Direi idrondata, che almeno lo spezzo subito. Sì, se ve lo starete chiedendo, visto che è salito di 300 livelli il mio Gyarados, non gli ho fatto, imparare idropompa. Proprio la questione che è un attacco lucido. Ecco, vedete, figa, gli attacchi inutili proprio. Ecco, dicevo, non gli ho fatto imparare idropompa, proprio per la questione attacco fisico, attacco speciale. Visto che idropompa è speciale e Gyarados ha un casino di attacco fisico. Ma sei stronzo? Allora fammi. Sì, io davvero ne odio queste cose perché non mi lascia passare. Sei tornato in lavandogna. Wait a moment. Dov'è la centrale elettrica? No, aspettate. Io ho fatto tutto sto percorso per un cazzo, perché la centrale elettrica è dopo. So perché non mi fa andare a. Se non bestemmio, guarda. Un attimo che ho capito adesso. Ok, ora dovrei essere nel punto giusto. Comunque gli strumenti dietro che non ho preso per colpa di. Eccola qua, la centrale. Mi sono dimenticato che era qua. Per colpa di taglio, che adesso ce l'ho in quanto ho preso Bellsprout. Vabbè. Sono una Crita Luce e l'MT Cannon Flash. Quindi non male, direi. Parliamo con tutti, non si sa mai. No, cosa che vuole? No, Dutrio per Magneton. What the? Ok, andiamo a Celestopoli. Cioè, sono arrivato fin qua solo per scoprire. Va bene. Va bene. Al Team Rocket penso. In genere sono loro. Quindi andiamo a depositare. E chi è il mio altro Pokémon che tengo in squadra? Ah, Noctowl. Può anche fare a meno di entrare in squadra. Salviamo. Ho 52 ore di gioco. Un totale di 12 medaglie. LOL. Allora, tipi sospetti per Celestopoli. Dove? Domanda. Dove sono questi tipi sospetti? In palestra no, di sicuro. Ah, invece sì. Ricordavo bene. Sorry. You're very busy. Come se provo a parlare inglese. No, tu hai visto now. Errore, big big mistake. LOL. Ehi, hey you! Perché non fare. Non so, penso sia fatto apposta, penso. No, la tipa non c'è ancora. Però c'è la sua borraccia. Potremmo avvelenargliela. Così abbiamo vittoria facile. Dov'è il big mistake? Dai. Dov'è? Dov'è? Mamma mia, non so neanche dove cazzo devo andare. Una guida sarebbe fatta per aiutare chi magari non sa andare avanti. Oh. Oh. Sai, non stiamo giocando ad Assassin's Creed, stronzo. Cos'è? Let's me fight. Non lo so. Una composizione grammaticale giusta l'avrà detta. Ah, no, Big Mystic, sì, ha senso. Dai, non parlo male inglese. E va bene, all right. Ora ti svelerò il mystery. Ma che è? È hidden in palestra Celestopoli. Guarda,
Around the Water vicino al galleggianti. Don't forget, Team Rock verrà per la vendetta against you. Ok. Ah, lol. No, è fantastico questa interruzione dell'audio quando ho scoperto che il Team Rocket si è sciolto. No, quindi devo andare in palestra vicino all'acqua. Dov'è? Potrei usare il metal detector. No, però, sinceramente, nel senso, ok, non è che ci voglia questo gran mente geniale. Penso, però, magari un bambino non è che sia così. Dove cazzo è che era? Non lo ricordo più dove era lo strumento. Ah, oh, no, forse era qua in mezzo, tipo. Avevi fatto meglio a leggere meglio. Ah, forse un capitano ovvio qua ci sta. Figa, dove cazzo è nascosto sto stronzo? Ok, non perdiamo altro tempo. Ok, ho scoperto dov'è. Tramite fiuto, ovviamente. Cazzo. Ok, pezzo macchina. Ora possiamo tornare là. Non posso volare, vero? Nope. Non posso, ma perché figa c'è un centro Pokémon? Fammi volare. Lo dovrei anche aver visitato in realtà. Gioco di merda. Poi si chiedono perché vanno a laccare le ROM. Perché non sanno fare i giochi. Da 20 anni che ci sfornano sempre lo stesso gioco. Solo con una grafica più bella. Ok. C'è gente che potrebbe lapidare. Ma io stesso potrei lapidarmi. Cioè, 20 minuti di video solo per un cazzo di oggetto lì. No! Allora, aspettate. Meglio che salvi. Da qui. Perché se salvo da qua non vorrei che mi si bloccasse durante il salvataggio. Apriamo la ROM. Ok, a posto. Mi sto prendendo male. Oh, strano. Oh, finally. Chi devo consegnarlo tipo qua? Ok. MT57 cos'è? Onda shock. No, raggio scosso. Ok. Ora Misty dovrebbe essere ritornata, credo. Oh, sentivo un rumore strano. Vediamo un po' se è tornata. Ti prego, dimmi di sì. Se non mi incazzo. Vaffanculo, non è tornata. Devo andare a cercarla. E dov'è che era? Che non mi ricordo. Bene, visto che io non leggo mai, sono cazzi, o meglio, adesso devo andare al percorso 25. E dove si trova il percorso 25? Ah, qua a nord, ok. Sto prendendo male, soffro sacche. Ah, Yoto. 24, 25, 24. Lugazzo sta a Misty. Eccola qua.
Ok, possiamo sfidarla. Dopo aver interrotto il suo appuntamento, potremmo andare a sfidarla. Cosa, vogliono fare un tributo a Misty per farmi durare una parte 20 minuti per un cazzo di centrale elettrica? Le ho batterie tipo in piscina? Sì, andiamo a batterli. No problem. Allenamento. Ah, pensavo fosse un bagnino e basta. Ricordo che però ha Pokémon rosso fuoco, per esempio, se c'è come Mega Move Starter, avevate Charmander, faceva abbastanza bestemmiare e battere sta palestra, tipo. Andava bene che c'era il tipo di fuori, che i tipi di fuori, o meglio prima, mi pare dopo il turno roccioso, che ti insegnavano Mega Pugno e Mega Calcio, che allora con quegli attacchi potevi ancora farcela, sebbene fosse comunque difficile anche per questa di precisione. Infatti Mega Pugno aveva una potenza di intorno agli 80, però una precisione di 100 forse. Mentre Mega Calcio è una potenza di 120, ma una precisione di 70-80 anche lui. Quindi non sempre andava a segno. Bene. Dai, vediamo un po'. Misty. Non è vero riadattata tanto rispetto a quella che tutti noi conosciamo dall'anime. Quex. Troia! E amnesia, amnesia. Troia. Ma vedi che Ampharos è una bestia. Chi è? Lapras. Tranquilli che mi fotte. Guardate che mi fotteva. Troia, troia, troia. Non mi avrai mai. Ampharos è una bestia, fine. Oh, eccolo. Medaglia cascata. MT03 cos'è, scala roccia? Ah no, è macchina tecnica, vero? No. Non mi ricordo mai la differenza. Salviamo, che sto bug non mi piace. Dunque, usciamo e. Cazzo, gioco buggato del cazzo. Sì, sto abusando della parola cazzo. Non vedo niente se non la mia ombra. Ole. Ce l'ho fatta. Bene. Ora che cosa mi mancherebbe da fare? Dunque. Con la centrale elettrica devo andare a visitare. Va bene. Cosa posso fare? Vediamo un attimo la mappa, che non mi ricordo più. Dunque, allora. Ah, giusto. Potrei andare alla torre radio di Lavandonia. Penso che ora funzioni. Poi potrei. Andare dove? Alle isole marine, volendo potrei fare un giro e andare a Biancavilla, no, Isole Cannella, per prendere Biancavilla. Oppure da qua passo verso il Monte Luna. Ah no, sì, potrei, sì. Bene, quindi direi, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, tanto. Andiamo a vedere se ho ragione quanto riguarda la radio. Spero di aver ragione. L'espandisfera dove cazzo la trovo? L'espandi, no, tessera lì, qualche. Ecco, perfetto. Me la dà il tipo lì. Bene, ora potrò andare a svegliare Snorlax. Che si trova. Non molto lontano qui. Ho le Ultra Ball, sì, le ho. Mi faccio le domande, mi do delle risposte. Allora, Pokéghia. Thank you.
Qual è la musichetta che gli piace a lui in realtà? Boh, proviamole tutte. Ma egli non... Quale cazzo è la frequenza di Nina Nanna? Non la trovo. Oh boh. Ok, trovato. Devo andare al centro e puntare verso l'alto. Trolloni. Al 50, minchia. Scarica, direi. Perfetto, anche paralizzato. Tuono pugno. E ora mi inizia a cazziare col rotolamento. Preso, perfetto. Vita facile. Ok, mi aspettavo una cosa un po' più difficile in realtà. Grotta Diglett. Bene. Ora che ho liberato il passaggio. Sì, penso che fermerò qui, visto che non ho molto tempo e fare altre cose non penso appunto che ce ne sia. Quindi vi saluto. Non... Sono ancora indeciso su cosa fare la prossima parte. Quindi nessuno spoiler per ora.